Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare e configurare le riceventi FlySky al Flight Controller Mamba F7. Le riceventi più utilizzate al momento sono la IA6B, la X6B, la 8S e la FLI14, ma il procedimento è uguale per tutte le riceventi che supportano il protocollo IBUS. Vediamo quindi quali cavi collegare per connetterci via IBUS. Nella IA6B utilizziamo un cavo servo e lo colleghiamo nella porta qua sopra facendo in modo di avere il cavo IBUS in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Per quanto riguarda la X6B colleghiamo il connettore JST in questo ingresso, anche qui abbiamo IBUS in alto, positivo al centro e terra in basso. Nella A8S rimuoviamo il cavo PPM, teniamo solo la terra, il positivo e il cavo IBUS. Nella FLI14+ abbiamo solo questo connettore, quindi non possiamo sbagliare. Come sempre il cavo IBUS è quello giallo. Spostiamoci ora nel Flight Controller. Per quanto riguarda terra e alimentazione possiamo usare questo pad GND e questo pad 5V. Per il cavo IBUS bisogna usare sempre un pad RX. Su questa scheda usiamo l'RX2 che è perfetto per collegarci una ricevente FlySky. La cosa importante è attivare la porta WART corrispondente su Betaflight, quindi se collego IBUS nel pad RX2, attivo Serial RX nella WART 2. Dopo aver prestagnato, saldo i fili. Avviamo Betaflight e andiamo in port. Attiviamo Serial RX nella porta WART 2, dato che ho saldato il filo IBUS nel pad RX2. Nel tab Configurazione, in Receiver, scegliamo Serial Based Receiver. Nel menu a tendina sotto, IBUS. Ora non rimane che andare in Receiver e provare la radio. Perfetto, è tutto ok. Se notate che muovendo gli stick ne avete alcuni invertiti, andate in Channel Map e cambiate Aether 1234 in Tire 1234 o viceversa. Per quanto riguarda il segnale RSSI, su FlySky non c'è una regola generale, ma ci sono diversi casi a seconda di quale radio o ricevente state usando. Ad esempio la A8S e la FLI14 fanno passare l'RSSI in un canale predefinito, mentre per la IA6B e la X6B è necessario aggiornare il firmware della radio. In descrizione vi lascio la mia playlist su FlySky dove analizzo tutti i casi che possiamo incontrare. Perfetto, abbiamo finito, la ricevente è collegata e Betaflight riconosce il radiocomando, non c'è altro da fare. Questo era il mio tutorial su come collegare e configurare le riceventi FlySky al Flight Controller Mamba F7. Se vi è piaciuto il video quindi lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.